Una buona serata e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con i numeri relativi all'emergenza Covid-19, perché in Abruzzo aumentano, seppur di poco, i contagi da coronavirus. Oggi ci sono 3 nuovi casi, mentre l'aumento rispetto ai nuovi casi è pari a 15 unità. Crescono anche i decessi. Facciamo il punto nel servizio di Alfredo Primanti. Sono 3 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nella giornata odierna. Rispetto a venerdì scorso, l'aumento complessivo è stato pari a 15 nuovi casi su un totale di 5.761 tamponi analizzati, lo 0,2% di positivi sul totale. In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 3.252 casi di positività al Covid-19 diagnosticati nei laboratori di Pescara, di Teramo, di Chieti e nell'ospedale dell'Aquila. Attualmente 112 pazienti, meno 10 rispetto a venerdì, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 3, numero invariato, in terapia intensiva, mentre gli altri 621, meno 24 rispetto a venerdì, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 414 pazienti deceduti, più 10 rispetto a venerdì, 2.102 dimessi e guariti, più 39 rispetto a venerdì, di cui 170 che da sintomatici sono diventati asintomatici e 1.932 che hanno risolto i sintomi dell'infezione risultando negativi a 2 test consecutivi. Dunque, gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi guariti e dei deceduti, sono 736 con una diminuzione di 34 unità rispetto a venerdì. Del totale dei casi positivi, 247 si riferiscono alla ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, 824 alla ASL Lanciano Vasto Chieti, 1.524 alla ASL di Pescara e 657 alla ASL di Teramo. E poco fa, conferenza stampa che vi abbiamo mostrato in diretta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha parlato di numeri incoraggianti per quanto concerne i contagi in Italia, ma ha invitato a fare attenzione perché il virus, ha detto, non è sparito. E tra le misure che il governo metterà in cantiere, c'è anche l'alta velocità che riguarderà i collegamenti da Pescara con Roma verso ovest e Lecce verso sud. I numeri possiamo dirlo con la relativa prudenza, ma anche con chiarezza, sono incoraggianti. Gli ultimi monitoraggi, infatti, non segnalano situazioni critiche, né segnalano situazioni di sovraccarico delle strutture ospedaliere su tutto il territorio nazionale. Il trend dei nuovi casi diagnosticati è in costante diminuzione in tutte le regioni, dalla Lombardia alla Sicilia. Questo naturalmente ci conforta, dimostra che la strategia adottata passo dopo passo in tutte queste settimane è stata ed è quella giusta e ci dà fiducia anche in vista delle decisioni che saremo chiamati ad adottare nelle prossime settimane. Ma è bene ricordare sempre che se ci ritroviamo adesso in questa condizione, se siamo tra i primi paesi europei che può permettersi di riavviare le riprese, le attività varie, economiche e sociali in condizioni di sicurezza, è perché abbiamo accettato tutti insieme di compiere dei sacrifici. Abbiamo accettato tutti insieme, responsabilmente, di modificare le nostre radicate abitudini di vita. Dico solo, facciamo attenzione, le uniche misure oggi efficaci a cui affidiamo l'opera di contrasto della diffusione del virus sono il distanziamento fisico e l'utilizzo, ove necessario, delle mascherine di protezione. Abbandonare quindi il rispetto di queste precauzioni perché si ritiene, ad esempio, che oggi il virus sia scomparso. È una grave leggerezza, completamente smentita anche dai dati dei contagi che pur in calo continuano ovviamente ad essere registrati quotidianamente. La Commissione europea, grazie anche all'aiuto dell'Italia, al sostegno dell'Italia, possiamo dirlo con forza, ha messo sul tavolo una proposta da 750 miliardi con il Recovery Fund,
che renderà disponibili quindi risorse ben consistenti, in via del tutto straordinaria, soprattutto a favore dei paesi e dei settori più colpiti, tra cui l'Italia. Noi dovremo cogliere questa opportunità e saper spendere bene questi soldi. Ma dobbiamo essere consapevoli che la somma che ci viene messa a disposizione, la somma che l'Europa metterà a disposizione dell'Italia, non potrà essere considerata un tesoretto di cui potrà disporre liberamente il governo di turno, il governo in carica. Questa somma deve essere intesa come una risorsa messa a disposizione dell'intero Paese. Ebbene, le nostre infrastrutture, questi materiali, hanno ancora un lungo percorso da realizzare. Dobbiamo lavorare all'alta velocità di rete. Noi dobbiamo realizzare, per esempio, la doppia linea da Pescara a Lecce. Dobbiamo realizzare l'alta velocità in tutta la Sicilia. Dobbiamo realizzare l'alta velocità da Roma a Pescara, da Reggio Calabria a Taranto, lungo la costa ionica. Non voglio declamare delle opere immaginifiche. Io non a caso ho parlato di una rete infrastrutturale materiale viaria che è inaccettabile. Ho parlato di un collegamento, ad esempio, della Basilicata, la costa ionica, che è priva di reale collegamento. Ho parlato di un binario unico, che in questo momento c'è da Pescara a Bari e a Lecce. Ho parlato di un completamento dell'alta velocità che deve riguardare anche Venezia, come sapete, Milano, Venezia. C'è tanto da fare. Roma-Pescara, è impensabile che una breve distanza, per non parlare della Sicilia. Quanto tutto questo faremo, quando ci metteremo a un tavolo, e quindi già ovviamente ci sono dei progetti, ma col decreto semplificazioni e con i fondi che arriveranno avremo la possibilità di programmare e realizzare questi progetti, mi siederò a un tavolo e senza pregiudizi valuterò anche il ponte sullo Stretto. E a proposito di trasporti, da oggi con la riapertura dei collegamenti fra regioni si torna a viaggiare anche in treno. In tanti sono partiti ma anche tornati in Abruzzo. Paolo Renzetti. Con i liberi spostamenti, una regione all'altra è tornata ad animarsi rispetto alle settimane scorse anche la stazione ferroviaria di Pescara Centrale, dove si registra già da oggi un aumento di persone in arrivo ed in partenza dallo scalo ferroviario. Presenti anche gli agenti della Polfere e gli uomini della Protezione Civile. Da oggi 3 giugno aumentano le frecce e gli intercity in circolazione sulla linea adriatica e dunque anche in Abruzzo e Molise. Sempre da oggi nella nostra regione in circolazione 130 treni. Regionali ed interregionali. Dopo 6 mesi torna a casa, sì. Finalmente si torna in Puglia dopo 6 mesi a riabbracciare la mia famiglia con un po' di arrosticini, quindi Abruzzo-Puglia. È stata dura restare lontano dalla famiglia per tutti questi mesi? Abbastanza, infatti non so la reazione quando rivedo tutti. Hai scelto il treno per tornare a casa, come mai? Molto più sicuro, il pullman non lo so, non mi fido. Si torna a casa, immagino? Sì, si torna a casa. Dopo quanto tempo? Io non torno prima del lockdown, quindi dopo 6 mesi. Torno in Puglia? Sì. Contenta di riabbracciare la famiglia, ovviamente? Sì, un sacco, mi manca un sacco. Sposti solitamente in treno? Sì, prendo un sacco di treni all'anno comunque. Trovi bene con... In Italia? Sì, mi trovo abbastanza bene. Si torna a viaggiare fra le regioni, ecco il treno sta arrivando proprio in questo momento, insomma c'è ovviamente soddisfazione perché si può tornare dai propri cari, dalle famiglie. Certo, certo. Io vado a trovare un mio carissimo cugino che ha 91 anni, che è stato abbandonato da tutti, povero uomo, e niente, mi sembra doveroso fargli una visita. Lei arriva da dove, se possiamo? Da Emilia Romagna. Romagna. E come ha trovato questo viaggio dopo il lockdown? Ma sì, mi sembrava veramente tornare dalla guerra. C'erano poche persone sul treno anche perché ci sono ovviamente posti contingentati. Sì, sì, sì. Sì. Sono stati controlli particolari? No. Viaggio... Sì, a Bologna sì, con la temperatura, ma basta. Il resto tutto bene? Sì, tutto. Viaggiato bene. Molto bene, grazie. Grazie.
Scusa, sei appena sceso dal treno che arriva da Venezia? Sì, da Venezia. Da Venezia, da dove arrivi? Se da Milano possiamo. Centrale. A Milano, tutto bene il viaggio? Tutto bene, sì, distanziamento sociale, poi Trenitalia ha messo a disposizione guanti, mascherine monouso, poggiatesta monouso, quindi massima sicurezza. Sei abruzzese? Abruzzese di Pescara, quindi. Di Pescara, quindi torni a casa contento? Finalmente dopo 6 mesi, quindi. Dopo 6 mesi di lontananza? Assolutamente sì. È stato un viaggio particolare questo? Viaggio, sì, da un certo punto di vista particolare, per il tempo trascorso dall'ultimo viaggio e per le modalità, però per il resto tutto normale. Speriamo sia un primo passo verso il ritorno alla normalità. E allora, bentornati ai nostri corregionali che tornano in Abruzzo. Cambiamo argomento. È stato eletto questa mattina il nuovo presidente della commissione regionale d'inchiesta su Bussi. Si tratta di Antonio Blasioli del Partito Democratico, che prende il posto del dimissionario Giovanni Legnini. Il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli è il nuovo presidente della commissione d'inchiesta su Bussi. Blasioli è stato eletto con il voto favorevole della maggioranza dei commissari e prende il posto del dimissionario Giovanni Legnini, nel frattempo diventato commissario straordinario per la ricostruzione del cratere sismico del centro Italia. La commissione continuerà il lavoro che si era fermato a causa dell'emergenza Covid-19 con un allungamento delle attività di 2 mesi. La chiusura dell'organo d'inchiesta slitterà quindi al mese di agosto. Quello che ci caratterizzerà naturalmente è la difesa dell'Abruzzo. È l'unico obiettivo e l'unica bussola che avremo in questa commissione, sapendo che ci sono dei fatti nuovi. Dalla sospensione di questi lavori, infatti, sono arrivate la sentenza del Consiglio di Stato del 6 aprile che ha dichiarato Edison soggetto inquinatore delle aree 2A e 2B e poi naturalmente dalle notizie che abbiamo avuto dal Ministero. Ecco, io ripartirei proprio da questa sentenza, un fatto storico acclarato. Il principio del chi inquina paga deve guidarci nei lavori di questa commissione, che naturalmente si arricchiranno anche delle audizioni di Edison, di Solvay, forse anche del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ma sicuramente anche del Ministero, che è un invitato d'onore a questa commissione che non può assolutamente mancare. Il Ministero ha già chiarito che i 50 milioni di euro per la bonifica resteranno a Bussi, ma ha ovviamente chiarito un principio fondamentale, cioè che chi inquina deve pagare. Per anni non sapevamo chi fosse il responsabile dell'inquinamento. Io oggi ho proposto alla maggioranza e a tutti i commissari di redigere un documento comune indirizzato ad Edison per scoraggiarla a fare nuovi e ulteriori ricorsi, ma cominciare a prendersi le proprie responsabilità. Rimangono invariati gli altri ruoli all'interno della commissione: il consigliere regionale Daniele Damario di Forza Italia e il vicepresidente, e il consigliere Emiliano Di Matteo della Lega alla veste di segretario. Cronaca: un ex carabiniere, Antonio Cianfrone, è stato ucciso questa mattina tra le 8 e le 9.30 a colpi di pistola mentre passava lungo la pista ciclopedonale di Spinetoli in provincia di Ascoli Piceno. 51 anni, originario di Mozzagrogna, l'uomo fu costretto a lasciare l'arma dei carabinieri dopo un suo coinvolgimento in un'inchiesta per concussione. Secondo gli inquirenti, l'omicidio di stamattina sarebbe stato un'esecuzione. A sparare sarebbe stata una persona con il volto coperto da un casco, poi fuggita a bordo di una moto guidata da un complice. A dare l'allarme una donna, ma non si sa ancora se questa abbia assistito all'omicidio. Cianfrone era stato arrestato nel maggio del 2015 dai carabinieri del comando provinciale di Ascoli Piceno su ordine del GIP Giuliana Filippello, in seguito a indagini coordinate dalla procura. Allora era vicecomandante della stazione di Monsampolo con il grado di maresciallo. Nell'inchiesta erano coinvolti altri soggetti, tra cui il comandante della stazione, accusato di concussione e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti d'ufficio, rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, omissione d'atti d'ufficio. Entrambi i militari avevano respinto le accuse contestate e il processo è ancora in corso. Chi ha visto qualcosa a parli è stato l'appello del procuratore capo di Ascoli Piceno, Umberto Monti. E avendo scontato metà della pena, Salvatore Parolisi, condannato a 20 anni per aver ucciso la moglie Melania Arrea, potrà chiedere dei permessi premio per uscire dal carcere. Reazione
sdegnata della famiglia della vittima. Il padre di Melania si appella al giudice affinché non sia accordato il permesso all'assassino qualora ne facesse richiesta. Parolisi può chiedere permessi premio e il padre di Melania si appella al giudice. Sono trascorsi 9 anni da quando l'ex caporalmaggiore Salvatore Parolisi massacrò Melania Rea con 35 coltellate per poi lasciarla agonizzante nel bosco di ripe di Civitella del Tronto. Un disgustoso caso di violenza di un uomo su una donna per cui il militare era stato condannato all'ergastolo in primo grado, pena ridotta in appello e cassazione fino a quella definitiva di 20 anni di reclusione che sta scontando nel carcere milanese di Bollate. La condanna era giunta quando ancora non esisteva la legge contro il femminicidio. Oggi Parolisi, come previsto dalla legge, può chiedere permessi premio, il che significa che potrebbe uscire di galera per un tempo non superiore a 45 giorni all'anno, poiché ha già scontato metà della pena. È nelle condizioni di poterlo fare, fanno sapere i legali dell'uomo, ma per il momento non sono state presentate istanze di nessun tipo. Benché Parolisi non abbia ancora chiesto di poter uscire, Gennaro Rea, il padre di Melania, si appella al giudice di sorveglianza, la figura che accorda o respinge i permessi premio. Pensi a noi vittime, dice Gennaro, che cresce la bambina di Melania che all'epoca dei fatti aveva solo 17 mesi. Per mia figlia uccisa non c'è stata nessuna giustizia, afferma l'uomo, che forse spera in una flebile consolazione immaginando l'assassino ancora in gabbia. Manca la certezza della pena, le parole di un papà condannato a soffrire tutta la vita la mancanza della figlia. La storia tuttavia insegna che le pene, anche i metodi coercitivi più brutali, non influiscono sul numero di reati commessi. La legge sul femminicidio, introdotta nel 2013, e il codice rosso, divenuto legge lo scorso anno, si propongono di contrastare la violenza di genere, ma non hanno impedito che troppe donne venissero sopraffatte. Nel 2019 in Italia 74 donne sono state ammazzate da uomini. Dall'inizio del 2020 ne sono state già uccise altre 28. È meglio prevenire i delitti che punirli, scriveva Cesare Beccaria in Dei delitti e delle pene. E se tante donne continuano ad essere uccise solo perché donne, da parte di uomini che credono di poterne decidere vita e morte, allora occorre in primis distruggere quei retaggi patriarcali che ancora oggi generano una gerarchia nei rapporti tra uomo e donna. E questo affinché non esistano più uomini deplorevoli come Parolisi, disposti a uccidere colei che ritengono possa ostacolare, come nel caso del militare, la carriera o un'altra storia sentimentale. Il capogruppo del Partito Democratico in Regione Abruzzo, Silvio Paolucci, appoggia la protesta dei sindaci di Pescina e Tagliacozzo che chiedono la riapertura del punto di primo intervento delle due cittadine. Il Partito Democratico sostiene la risoluzione dei sindaci, in particolar modo del sindaco di Pescina e del sindaco di Tagliacozzo, per la riapertura immediata dei punti di primo soccorso. È una vergogna che la Giunta Lenta abbia chiuso per la prima volta nella storia di questi presidi addirittura la rete di emergenza-urgenza in ragione di quei reparti così importanti e che, fatti di cronaca di queste settimane e di questi giorni, hanno testimoniato con tutta la loro forza, non solo per le file purtroppo che ci sono presso il pronto soccorso di Avezzano, ma anche per altri fatti di cronaca che saranno oggetto di accertamenti. Sosteniamo questa battaglia. Ieri abbiamo firmato con tanti cittadini per la riapertura immediata e oggi in capigruppo, così come chiedono tutti i sindaci della Massica, a partire ovviamente dal sindaco di Pescina e di Tagliacozzo, sosteniamo come capigruppo delle forze di opposizione e chiediamo alla maggioranza di poter arrivare a questo importantissimo obiettivo per tutta la comunità della Marsica. Bisogna essere davvero coraggiosi nel richiedere al manager Testa di riaprire immediatamente, perché non si possono fare sulla rete di emergenza-urgenza cittadini di serie A e cittadini di serie B. La FIRA durante l'ultimo consiglio di amministrazione ha approvato per la prima volta dopo anni il proprio bilancio, chiudendo con un utile positivo. Lo comunica l'assessore alle attività produttive della Regione Abruzzo, Mauro Febbo, ricordando come la FIRA, società in-house providing della Regione Abruzzo, è stata recentemente oggetto di indagine da parte della sezione regionale della Corte dei Conti sulla gestione degli esercizi precedenti 2009-2018. Come dichiarato all'inizio del mio insediamento da assessore regionale, ha continuato Febbo, la società finanziaria
regionale deve tornare a svolgere il proprio ruolo e sua funzione essenziale, ossia concorrere in base allo statuto a sviluppo e riequilibrio socio-economico e territoriale della regione, alla piena occupazione e alla valorizzazione delle risorse imprenditoriali anche mediante compartecipazione nella gestione delle risorse europee assegnate alla regione. Adesso è fondamentale portare a termine la fusione tra le due società in house, FIRA e Abruzzo Sviluppo, ha continuato Febbo, per ottenere una reale razionalizzazione dei costi, contenimento delle spese e snellimento delle procedure istruttorie dei bandi. Ciò darà la possibilità alla nuova società di vedere finalmente il riconoscimento dell'articolo 106 da parte della Banca d'Italia e quindi di diventare banca di investimenti del territorio delle piccole e medie aziende. Pertanto, ha concluso l'assessore regionale Febbo, inizia l'iter di fusione con Abruzzo Sviluppo, altra società in house, che si dovrà concludere entro il 31 dicembre del 2020. Dopo il lockdown si torna al lavoro anche per quanto riguarda la ciclovia adriatica, la pista ciclabile più lunga d'Europa che passerà anche lungo la costa abruzzese. Riprendono i lavori per la pista ciclabile più lunga d'Europa. Si tratta della ciclovia adriatica che con oltre 1700 km di percorso ecosostenibile collegherà Veneto e Puglia. Ho convocato un tavolo permanente tra tutti gli attori, tutti i protagonisti intorno a questo progetto di fondamentale importanza per la nostra regione e quindi anche oggi siamo tutti quanti qui, proprio editorato, l'impresa, la provincia di Chieti, ovviamente la regione, per portare a compimento e dare la possibilità ai cittadini di usufruire di questa pista ciclabile, una mobilità sostenibile fondamentale, come ho detto prima, per tutta la regione Abruzzo. I lavori lungo i 151 km di costa abruzzese erano stati interrotti dall'emergenza sanitaria, ma ora riprendono anche in un'ottica di rilancio del turismo post-Covid. Vogliamo partire al più presto, c'è stato il momento del coronavirus che comunque ha rallentato i lavori, anzi bloccato i lavori, non ci possiamo permettere di ritardare nemmeno più di un solo minuto, vogliamo al più presto inaugurare anche piccoli tratti di questa pista ciclopedonale, è fondamentale per rilanciare anche l'economia di tutto questo territorio. Ancora serrande abbassate invece nei centri scommesse. Dopo la manifestazione di protesta che si è svolta all'Aquila, i gestori esasperati aspettano la risposta del governo. Il tutto mentre i campionati di calcio stanno per riprendere. Tra poco torneranno i campionati di calcio nel nostro paese, le agenzie di scommesse sono però ancora chiuse, non si sa quando riapriranno soprattutto. Sì, il campionato di calcio si appresta a riniziare, mentre i campionati già esteri sono riniziati e noi dopo quasi 90 giorni di chiusura non abbiamo una data certa per la nostra riapertura. Oggi inizia il quarto mese che cominciamo a soffrire perché tra affitti, utenze che arrivano, F24 da pagare, diciamo che chi è del settore comincia a correre il rischio non di riaprire, di non riaprire. Eppure oggi non abbiamo una data certa di riapertura, hanno riaperto tutto, da bar, pub, stabilimenti balneari, discoteche, palestre, per le sale scommesse purtroppo oggi nessuno ci ha comunicato una data di riapertura. Noi chiediamo soltanto di essere trattati con dignità in quanto siamo un'attività di gioco legale autorizzato dallo Stato con tanto di concessione. Per aprire la questura ci deve rilasciare l'88 TULPS, quindi se abbiamo carichi pendenti o penali non possiamo aprire. Siamo a tutti effetti persone oneste che hanno voglia di lavorare, ma al giorno d'oggi lo Stato, il governo ancora ci permette di riaprire. Nei giorni scorsi avevate anche manifestato all'Aquila sotto la sede della Regione Abruzzo. Devo dire che in Regione ci hanno accolto, ci hanno ascoltato e Febbo si è fatto carico di prendersi a cuore anche il nostro settore. Però sono passati lo stesso una decina di giorni e al momento nulla. Ieri si è festeggiato la festa della Repubblica che è basata sul lavoro, ma a noi non ci danno la possibilità di lavorare. Il Comune di Teramo dà il via alla realizzazione di Space, un progetto culturale per giovani artisti, finanziato con 309.000 euro da ANCI e Presidenza del Consiglio. Questo progetto prevede la riqualificazione di una porzione del mercato coperto di Piazza Verdi, che si trasformerà in un centro sperimentale giovanile. Tania Bonnici Castelli.
I vecchi e decadenti locali che ospitavano la macelleria e la pescheria del mercato coperto di Piazza Verdi a Teramo saranno finalmente rinnovati e riqualificati. Si chiama Space ed è un progetto innovativo di interesse culturale che coinvolgerà il mondo giovanile. Sarà un centro sperimentale di linguaggi artistici contemporanei, di partecipazione e produzione. Approvato nell'agosto del 2019 dalla Giunta Municipale Teramana, la riqualificazione sarà finanziata da ANCI e Presidenza del Consiglio dei Ministri con 309.000 euro. Questo progetto prevede la riqualificazione di un ambiente appunto che è quello dell'ex mercato coperto nei locali che ospitavano la ex macelleria e la ex pescheria, proprio lì in un ambiente proprio nel centro storico della nostra città, e avrà come obiettivo e come idea insita proprio nel progetto quello di essere uno spazio a disposizione proprio degli artisti, delle associazioni culturali, gestito da soggetti, persone, associazioni che poi parteciperanno agli avvisi pubblici che a seguito dell'approvazione del progetto saranno poi emanati. Il mercato coperto di Piazza Verdi ha rappresentato e rappresenta una spina nel fianco per ogni amministrazione comunale. Brutto, fatiscente e sporco, l'immobile è situato in pieno centro storico di Teramo, tra l'antico conservatorio musicale e il teatro romano. Ristrutturarlo è un obiettivo urbanistico fondamentale da centrare ad ogni costo. Tutto il resto dello spazio è insito in un'idea progettuale più ampia di riqualificazione complessiva e generale dei locali. Abbiamo individuato questi due locali perché erano i due locali agibili e quindi immediatamente disponibili e pronti all'uso nell'eventualità appunto del finanziamento del bando. Ovviamente tutto poi si sposerà con una riqualificazione più ampia di tutto lo spazio. Il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, nel polo scolastico Melvin Jones è in fase di costruzione. Da settembre potrà accogliere gli studenti, circa 600 delle scuole primarie e dell'infanzia. È un intervento che fa seguito a tanti altri interventi di messa in sicurezza degli edifici pubblici e degli edifici scolastici, convinti come siamo che la sicurezza sia un dato fondamentale non solo per il presente, per i ragazzi di oggi, ma a maggior ragione per quelli di domani. Un impegno che in questa città non c'è mai stato e in un'amministrazione fatta per molte parti da donne questo segno è stato più evidente e più sensibile. Il polo scolastico è l'ultimo in un ordine di tempo di intervento per l'edilizia scolastica ma adesso seguirà anche l'intervento sulla scuola dell'infanzia di Via Verdi, a breve appalteremo i lavori, e l'intervento sulla scuola della scuola elementare di Via Ripalta, mentre abbiamo già in graduatoria, ma non sappiamo ancora come, nulla di certo, l'abbattimento, la ricostruzione anche del polo scolastico di via Sant'Antonio. Sul polo scolastico ci credevano pochi, ma la scommessa è stata vinta, come ho già detto, una, due, tre volte, intanto perché quella che fu una lettera del Presidente Renzi venne presa sotto gambe e quasi ritenuta ridicola da molti, noi invece ci abbiamo creduto e fu il presupposto per l'accesso al finanziamento pubblico che è stato di 2 milioni di euro, e poi il mutuo del comune di San Salvo ci ha consentito l'appalto di questo intervento che è come dicevo non solo sicuro ma è ultramoderno perché ha una classe di efficienza molto alta, è un edificio che è autonomo da un punto di vista energetico per cui i nostri impianti solari ci permetteranno l'autonomia per l'intero anno scolastico, è tutto elettrico per cui non ci sono altri approvvigionamenti di altre fonti di calore, gli impianti sono a pavimento sia al freddo che caldo, c'è un impianto serissimo con un'alta certificazione di areazione che è antivirus e anti-covid, oltre poi le tante attenzioni che abbiamo avuto proprio per rendere l'ambiente scolastico il più fruibile possibile, il più comodo possibile per i nostri ragazzi. Prima di chiudere, una notizia di sport, perché si è conclusa da poco l'assemblea della Lega di Serie B, ovviamente in videoconferenza.
via libera, come richiesto dalla federazione, alle 5 sostituzioni da distribuire in un massimo di 3 momenti durante la gara. E sono state stilate inoltre le date del calendario per la ripartenza del campionato, prevista per il weekend del 21 giugno. Con il recupero invece della sesta giornata di ritorno fra Ascoli e Cremonese, che invece è fissato 4 giorni prima, il 17 di giugno. 3 saranno i turni infrasettimanali, il 30 giugno, il 14 luglio e il 28 luglio, ultima giornata di regular season il 1 agosto, inizio dei playoff il 4 agosto e finale di ritorno il 20 di agosto. Playout invece il 7 e il 14 di agosto. Previsti orari preserali e serali che saranno comunicati insieme alla programmazione gare delle prime giornate. Dunque il Pescara, che ripartirà contro la Juve Stabia in casa allo Stadio Adriatico, lo farà il prossimo 21 di giugno. E con questa notizia noi chiudiamo l'edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 23. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.